adesso Bret Hart, British Bulldog, Mohamed Hassan, il vincitore affronterà il JBL a No Way Out. Eccoli qua adesso. Ecco che entra innanzitutto Bret Hart, ex campione WWE, ed è pronto ad avere un'altra occasione per quel titolo. Tutti e tre i membri di questo match hanno avuto dei problemi con JBL. Tuttavia solamente uno a No Way Out potrà affrontarlo per il titolo WWE. Il primo, l'uomo con più diciamo con più titoli, con più titoli di un certo livello, diciamo, è qui, è nel ring. L'unico ex campione mondiale, campione intercontinentale, campione di coppia, ha vinto praticamente quasi tutti i titoli che c'erano da vincere. Sicuramente ai suoi tempi, i tempi in cui lui era la stella della WWE, li ha vinti tutti. Poi, ed ecco arriva il secondo, l'uomo con meno titoli, ma del resto è appena arrivato in WWE e già sta, diciamo, danzando un po' col main event. Lui ha dei problemi personali con JBL, si è alleato apposta con la Hart Foundation tempo fa, perché JBL ha, diciamo, convinto, probabilmente corrotto il suo ormai ex amico Cosro dei Vari a passare dalla parte del cabinet. E adesso il pubblico sta iniziando, diciamo, a essere meno severo con lui, come se lui avesse dimostrato che alla fine in un modo o nell'altro avesse effettivamente ragione. Che c'è una parte d'America sicuramente ingiusta e razzista, e JBL è sicuramente parte di quella. Ed ecco che arriva il terzo, il British Bulldog, Davey Boy Smith. È l'uomo, diciamo, in mezzo, diciamo. Davey Boy ha avuto una storia di rivalità e di amicizia con Bret Hart. Si sono scontrati diverse volte, sia nel periodo tag team che nel periodo da singoli. Davey Boy ha vinto il titolo intercontinentale contro Bret Hart, ha vinto i titoli di coppia contro Bret Hart, e i due sono, diciamo, rivali amichevoli. Quando è il momento di fare coppia, fanno coppia; quando è il momento di combattere, combattono senza troppi problemi. Il Bulldog inglese entra ora nel ring, e per quanto sia unito da legami familiari a Bret Hart, vuole anche il titolo. Ed ecco, Bret Hart attacca subito a Sun. Ma Bulldog sta andando contro Bret, credo che la sua strategia sia di prendere prima... Oh! Backbreaker modificata, e Hassan arriva, stava provando una mossa dalla terza corda, ma poi ha cambiato idea. Pugni di Bulldog, e adesso Hassan, sta facendo una leg lock, però viene bloccato da British Bulldog. Bulldog credo che si stia concentrando su Hart, perché per quanto i due siano cognati, comunque Hart è un competitor, è un uomo molto competitivo e sa perfettamente che è meglio buttare giù prima l'uomo, diciamo, che lui considera più una minaccia. Pugno di Hassan, che butta giù a terra Bret Hart. Bret Hart spinge via British Bulldog, che stava provando a fargli una mossa alle gambe. Attenzione! Hassan prova ad attaccare. Oh! Spallata di British Bulldog. E adesso Hassan trascina. Attenzione! Pugni, calci, manate. Clothesline. Attenzione! Roll up di British Bulldog. E uno, due. Niente. Solo conto di due. Attenzione ai pugni di Hassan. Attenzione, Bret Hart riprende il controllo, ma attenzione di nuovo Bulldog e Hassan, gomitata da dietro, Russian Leg Sweep, mossa che
Bret Hart ha reso, diciamo, celebre. Cioè, molti la usavano, ma è stato, diciamo, un marchio di fabbrica di Bret Hart. Attenzione! Power Slam da parte di British Bulldog, che mostra la sua incredibile potenza. Leglock. Intanto Bulldog guarda. Ma e blocca! Blocca la leglock con un elbow drop. Attenzione adesso, presa di Bulldog. Attenzione. Bel suplex. Oh, suplex slam. Mostra di nuovo la sua potenza. British Bulldog è forse il più potente fra i due. Mentre Hassan ha uno stile misto. Oh, il kitchen sink da parte di Daivari su Bulldog. Attenzione, i pugni di Bret Hart. E Hassan lo blocca. E adesso lo mette nel centro del ring. E adesso. Oh, spinta strana. Leg drop da parte di Bulldog. Ottima strategia. E adesso c'è Hassan che mette Art di nuovo in una leg lock. Ma Art ne esce. Art ne riesce a uscire. Attenzione, di nuovo viene messo al centro del ring. È forse il meno grosso dei tre, però è uno dei più pericolosi per via delle sue incredibili doti tecniche. Lui è un uomo che riesce ad abbattere giganti con solamente la sua astuzia e la sua incredibile tecnica. Tanto, chop devastante di Bulldog. Bret Hart cerca una spear, ma non ci riesce. Attenzione, bella ginocchiata da parte di Bulldog su Hart. Spinge via Bulldog e di nuovo Hassan su Bulldog. Lo lancia alle corde con l'Irish Whip. E niente, attenzione. Attenzione, back suplex di British Bulldog su Mohamed Hassan. Mohamed Hassan si rialza. Attenzione, prende Hart. I pugni, ma vengono bloccati da Bret Hart. Calcio rotante. E Hassan butta a terra Bulldog con un pugno. Attenzione, pugni di nuovo di Bulldog. Attenzione, clinch. E il calcio da parte di Bret Hart. E oh! Una backbreaker da parte di Hassan su Bulldog. Forse in preparazione alla camel clutch. E impedisce ad Hart di approfittarne con una leg lock. Sia tutti e tre hanno delle. Oh! Elbow drop sulla faccia di. Oh! Colpo basso e ne approfitta con un roll up Hassan. Neanche conto di uno, c'era già Bulldog. Dicevo, tutti e tre hanno delle mosse che puntano alla schiena. Sì, la sharpshooter punta alla schiena, anche alle gambe, ma soprattutto alla schiena. Attenzione, Art lancia fuori dal ring Bulldog, ma arriva subito Hassan che attacca l'eccellenza dell'esecuzione. Ma ne esce. E attenzione di nuovo. Bulldog rientra di nuovo nel ring e oh! Una backbreaker da dietro. I pugni di Art e di Hassan. Hassan prende Art e gomitata. E di nuovo riprende Art con una ginocchiata e pugno di nuovo all'addome, pugno all'addome e gomitata sulla nuca di Bret Art. Questa fa male. E attenzione di nuovo, altra backbreaker su British Bulldog. Di nuovo la mossa finale di Hassan è la Camel Clutch. Mentre la mossa finale di Bulldog è la Power Slam. Tutte e tre le mosse finali di questi uomini puntano alla schiena. Attenzione, il colpo basso. Dropkick di Art che manda alle corde Bulldog. Attenzione di nuovo a British Bulldog con la gomitata in faccia. Prova col calcio, ma non ce la fa. Intanto Hassan era stato menato prima e corre addosso ai due Art. E attenzione, snap suplex da parte di Art. L'eccellenza dell'esecuzione viene buttato giù da una, credo, gomitata di Hassan. Oh, i calci, gli stomp sulle ginocchia di Art da parte del Bulldog. Ma Art spinge via Hassan, il migliore che c'è, il migliore che ci sia mai stato e che mai si sarà, continua ad attaccare entrambi. Attenzione ad Hassan che si riprende. Oh, buttato giù da un dropkick di Art. Intanto Bulldog da dietro lo colpisce con un calcio. E attenzione. Oh, spine buster.
non molto aggraziata, ma di nuovo Hassan è sempre stato più per... Oh! Ennesima backbreaker. Hassan sembra morto al tappeto. E attenzione, adesso è tutta fra British Bulldog e Bret Hart. L'eccellenza dell'esecuzione. Attacca il Bulldog. Oh! E lo lancia fuori dal ring con un dropkick, ma Hassan si è rialzato. E attenzione adesso, di nuovo gomitata di Hart, ma viene bloccata da Hassan, l'arabo americano. E lo mette alle corde, ma niente. Spallata della powerhouse inglese, che tira nel ring, al centro del ring Hart, ma non ce la fa. E attenzione, di nuovo, lancia alle corde, butta alle corde con una spallata Hart, British Bulldog, mette al centro del ring Mohamed Hassan. E attenzione, attenzione, ottima Irish Whip di Hart, che lancia alle corde Hassan. Ma attenzione a Bulldog, attenzione a Bulldog, e viene respinta un tentativo di mossa. E attenzione, STO, STO di Mohamed Hassan, ma subito arriva a Hart ad attaccare Hassan. Quella è la mossa di impatto di Mohamed Hassan. È più letale in realtà la sua seconda mossa finale, la sua vera mossa finale, la Camel Catch. E attenzione, viene lanciato all'angolo. Oh, dropkick all'angolo in corsa da parte di Bret Hart. Ottima mossa. E attenzione, adesso Mohamed Hassan è all'angolo, viene tirato su da British Bulldog. Attenzione, viene di nuovo colpito. Attenzione, gomitata di Hart. E attenzione adesso, Hart è pronto. Oh! Bel suplex da parte di Hassan, ma era alle corde. Di nuovo, Hassan nell'esecuzione è più preoccupato per l'efficacia che non per... Oh! Aveva provato Hart a colpire... Aveva provato, scusate, Bulldog a colpire Hart. E di nuovo, ennesimo suplex. Di nuovo Hassan non è il più elegante nell'esecuzione, ma preferisce che le sue mosse siano efficaci piuttosto che belle. Attenzione, la terza corda, fall away slam da parte di... Oh, e attenzione, la mossa finale di Mohamed Hassan, la camel clutch. Attenzione alla camel clutch da parte di Hassan su Bret Hart. E attenzione, e viene subito fermato da Bulldog. Però un'ottima mossa. Attenzione, la Power Slam. Hart ha subito ben due mosse finali di fila. Prima una Camel Clutch e poi una Power Slam, che va appunto proprio a schiantare di schiena Hart. Prova lo schieramento, ma viene bloccato da Hassan. Hassan è sfinito, però sa quello che deve fare. È giovane, ha poca esperienza, ma sa già quello che deve fare nel ring. Attenzione, calci ripetuti di Mohamed Hassan che vengono bloccati da British Bulldog, Davey Boy Smith. Big boot su Bret Hart che fa sanguinare Hart. L'eccellenza dell'esecuzione sta sanguinando, il migliore che c'è, che ci sia mai stato, che mai ci sarà. E è stordito da questo big boot. E attenzione adesso, di nuovo spine buster di Mohamed Hassan, dritto sulla schiena di Hart, di Smith, scusate, che già va giù. E attenzione però alla headlock. Attenzione alla headlock, che però viene fermata. Attenzione! Clothesline in volo da parte di Bulldog. E di nuovo Big Boot, che va a colpire la faccia già danneggiata di Bret Hart. Attenzione, ha problemi alle costole. Spallata di Bulldog. Spallata di Hart. E attenzione! Dropkick di Hart. Smith continua a confondermi. Attenzione ai colpi di Hassan su Smith. E attenzione a Hassan e Hart si deve tenere le costole, ormai ha sfinito quella parte del corpo, è assolutamente Bulldog, Bulldog canadese. E attenzione, prova di forza, colpi, ormai Hart sta andando di soli calci e pugni per la disperazione. È sfinito. E attenzione, suplex, back suplex da parte di British Bulldog. E di nuovo arriva Mohamed Hassan con i pugni alle costole. Ma Hart reagisce, ma niente da fare. Mohamed Hassan è ancora in giro. E attenzione, attenzione, bel roll up. Hart
provato ad approfittarne, ma Hassan era ancora in piedi. Dropkick da parte di Bret Hart. Bret Hart è sfinito, è esausto, ha male alle costole e alla testa. E attenzione, ennesima power slam, ormai è morto al tappeto. British Bulldog lo sta spingendo al centro del ring. Leg drop, vuole continuare. Ma attenzione, roll up di Hassan. Attenzione, uno e due e tre. No, no, non era tre, non era tre, non era tre. Era quasi tre. Hassan continua a lavorare su Bulldog e lo lancia all'angolo. E attenzione, attenzione, strangolamento, strangolamento su Hart, strangolamento su Hart. Hassan non ha ancora imparato a... Oh, clothesline di nuovo. Attenzione, di nuovo. Bulldog. E niente. Bulldog e Hassan, mentre Hart si sta tenendo la testa. E di nuovo, STO! KO! Bulldog è stato messo KO dall'STO di Muhammad Hassan. Muhammad Hassan è il number one contender e affronterà JBL a No Way Out. Grandissimo match. Il giovane Hassan è riuscito a sopravvivere contro queste due leggende e appunto a No Way Out affronterà Jon Bradshaw Layfield per il titolo WWE, il capo del cabinet. Ma prima di allora dovrà affrontare Khosrow Daivari, il suo ex amico, uno contro uno.